Innanzitutto iniziamo con un bocca al lupo a tutti i cacciatori marchigiani. Preapertura importante, domenica 1 settembre, si prosegue mercoledì 4 settembre, poi sabato e domenica e poi mercoledì solo mezza giornata, 11. Preapertura importante, abbiamo la tortora africana, colombaccio, le tre specie di acquatici, germano reale, marsaiola e alzavola. Poi abbiamo tutte le specie in deroga, lo storno, la tortora dal collare ed anche il piccione. Più di tutti quello che interessa è la tortora africana solo il 1 di settembre e il 4 di settembre, solo ai cacciatori che utilizzano l'applicazione telefonica. Poi si prosegue dal 15 di settembre fino al 31 di gennaio. Il calendario venatorio per ora ha passato la prima forca caudina, che è quella della richiesta di sospensione da parte delle associazioni ambientaliste. Ci sarà la Camera di Consiglio il 5 di settembre, andiamo attrezzati, già ho letto le memorie dei nostri avvocati e contiamo anche di arrivare alle chiusure al 31 di gennaio, le difendiamo in tutti i modi. Un calendario per ora, se lo riusciamo a difendere così come è stato presentato, il migliore d'Italia. Ritorniamo veramente al passato. Grazie alla Giunta regionale, grazie a tutti coloro che hanno collaborato per ottenere questo meraviglioso risultato. È un'elaborazione di dati scientifici, un confronto importante tra l'assessorato, gli uffici e le associazioni venatorie che hanno portato a un risultato. Credo che ci sia una soddisfazione, ma c'è anche la voglia, la volontà di continuare a lavorare, perché nel segno del confronto e della concertazione cresce anche la possibilità e la capacità di raggiungere risultati positivi. Il 15 settembre si discuterà un ricorso legittimo che vedrà un giudice doversi esprimere e noi siamo fiduciosi che i dati che sono stati portati possano confermare le scelte della nostra regione e dei nostri uffici. Però abbiamo anche massimo rispetto di chi dovrà giudicare e delle autorità giudicanti, quindi siamo in fiduciosa e restiamo in fiduciosa attesa. Aria positiva, le Marche una regione, ringrazio molto la regione, il presidente, la giunta, l'intero consiglio regionale per l'attenzione che hanno prestato alla questione venatoria. Le Marche potranno esercitare la preapertura il primo, ad oggi diciamo praticamente l'unica regione italiana in tranquillità. È un calendario venatorio solido, c'è sicuramente questa udienza al TAR il 5, ma la affrontiamo con serenità, consapevoli che la regione ha ben motivato il calendario venatorio. Federcaccia ha fornito ogni utile apporto del proprio ufficio studi e ricerche, ovviamente noi siamo presenti nel procedimento con il nostro consulente, l'avvocato Bruni, per dare una mano al meglio alla deliberazione della giunta regionale. Dimostrazione che quando si recepiscono dati, quando si fa attività, quando si applicano i piani di gestione, si possono fare prelievi venatori sostenibili. Credo che i cacciatori marchigiani, dopo anni di cocenti delusioni, possano iniziare la stagione, diciamo così, con uno spirito positivo. La raccomandazione e l'augurio, una giornata in serenità, in sicurezza, nel rispetto dei luoghi, nel rispetto dei terreni dove si va a caccia, e diamo sempre un ottimo esempio di noi stessi.